Cucù. Dopo tanti anni di professione forense ho finalmente capito in questa occasione che cosa servono veramente i manuali del codice penale. A tenere sulle foto. Ragazzi, quest'anno è chiaro, un po' la prudenza, un po' la responsabilità, un po' la cautela, ma soprattutto anche le regole sicuramente ci impediranno di svolgere la nostra jam session in teatro, presso il nostro teatro dell'Unione Lavagnese. Però devo dire che noi non vogliamo fermarci e infatti non ci fermiamo. E perché è tanta la voglia di stare insieme, è tanta la voglia di cantare, è tanta la voglia di ricordare, è tanta la voglia di sentire ancora Gianfranco in mezzo a noi attraverso questa iniziativa. Ed è così, in effetti, per lui c'è. E allora che cosa succede? Io ho pensato quest'anno di organizzare una jam session virtuale, la jam session 5 lustro, perché è il quinto anno, virtuale. E attraverso che cosa? Attraverso la richiesta a un gruppo di amici, artisti, ma soprattutto amici, di collaborare a fare ognuno un proprio pezzo da collazionare insieme in un video che poi adesso andremo insieme a goderci e a vedere come se fossimo insieme a vedercelo a teatro. Io tutti gli anni organizzo questa jam session, diciamo, come in rappresentanza dell'Associazione degli Amici delle Arti del Liceo Casorati, che è un'associazione che si occupa sostanzialmente di supportare il liceo musicale di Novara, attraverso delle donazioni di strumentazione e materiale didattico per i ragazzi che diventeranno, speriamo, dei giovani e degli affermati artisti. Quest'anno diciamo che quelle che erano le offerte che facevamo, molto generose del resto, che facevamo all'uscita del teatro, dopo lo spettacolo, mi piacerebbe però che venissero dirottate in qualche cosa che in questo momento ci tocca molto di più, e cioè in donazioni alle strutture sanitarie. Le donazioni che potete fare se volete, quello che volete per bonifico alla fine dello spettacolo, e le potete fare chiaramente alle strutture sanitarie che sono a voi più vicine o alle quali magari voi tenete maggiormente o rispetto alle quali avete maggiore sensibilità. Io, siccome la jam session viene fatta in territorio valsesiano, mi permetto semplicemente di darvi due suggerimenti, perché sono le strutture che di fatto agiscono decisamente con la popolazione valsesiana e sono quelle dell'ASL di Vercelli che si occupa dell'ospedale di Borgo Sesia e quello dell'ospedale maggiore della Carità di Novara. Vi faccio vedere velocemente due cartelli, fate le foto velocemente così se volete prendere nota del LIVA, così ce l'avete, un attimo che le prendo. Allora, ASL Vercelli per l'ospedale di Borgo Sesia, ospedale maggiore della Carità di Novara. E ok, fate foto e benissimo. Benissimo ragazzi, io ho finito, vi lascio allo spettacolo, ringrazio molto velocemente chi devo ringraziare, ma chi voglio ringraziare, quindi sicuramente gli artisti che hanno partecipato, tutti voi che state vedendo questo video e che vedrete questo video sperando che vi piaccia molto, ringrazio il Liceo Casorati di Novara, ringrazio Unione Lagnese e Comune di Alagna che ci avrebbero volentieri dato il loro teatro se fosse stato possibile, ma sarà possibile la prossima volta, ringrazio il gruppo folcloristico di Alagna che ci segue tutti gli anni e ci supporta con grande simpatia, ringrazio personalmente mio figlio Nicola, senza la cui collaborazione tecnica questo video probabilmente non avrebbe potuto realizzarsi. Grazie, buona visione e a Gianfranco come sempre dico... Mate prossimo. Sono la Flamux. Siamo tutti chiusi in casa per codesta quarantena. La mia testa sta esplodendo ed è cominciata appena. So che siete tutti quanti molto intenti ad uscire, ma stare chiusi in casa vi risparmia dal marcire. Non sono di certo io che devo dirvi cosa fare. Prendendovi una multa comincerete a pensare. Ora non è questo quello di cui vi voglio parlare, ma è un argomento delicato che bisogna affrontare. Siete pronti?
solitamente la jam session si svolgeva ad aprile, assistita da persone con carattere gentile. Assicura tutti i musicisti che si esibiranno, che anche via internet i complimenti a voi non mancheranno. Sono sicura che lassù apprezzeranno il nostro sforzo, ad ogni modo lui ci donerà il necessario rinforzo. Questo giorno è fatto per ricordare una persona, non per piangere, perché da lassù lui non ci abbandona. Ora tutti col sorriso, noi dobbiamo cominciare e pensare a quando tutti insieme ci potremo riabbracciare. Il virus di sicuro a noi non ci può fermare, perché tutti quanti noi vogliamo partecipare. Anche se i teatri sono tutti sbarrati, noi a tutto questo ci siamo affezionati. Se non possiamo farla il giorno 25, ecco a tutti voi la Jam Session 5. Necessaria una breve premessa. 5 anni fa ci eravamo ritrovati io, Vittorio Cocito, probabilmente qualcun altro che non ricordo. Era da poco mancato improvvisamente Gianfranco. Gianfranco amava la musica e il nostro piccolo teatro. Insieme abbiamo pensato che sarebbe stato bello organizzare una serata per ricordarlo. La serata, pur nella sua semplice improvvisazione, era piaciuta e così, a grande richiesta, è stata ripetuta tutti gli anni. Quest'anno ci siamo sentiti e ci siamo chiesti: cosa facciamo? Non ci è voluto molto tempo per decidere e quindi... Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 5ª edizione della Jam Session che oggi presentiamo in modo virtuale. Sicuri, sicurissimi che ci rivedremo dal vivo l'anno prossimo in teatro. Stasera abbiamo un prestigioso programma grazie alla partecipazione di tanti amici che hanno aderito a questo progetto. La serata è sostanziosa e quindi non poteva mancare la mia compagna di palco, ormai indispensabile e sempre più coraggiosa, Paola Brugo. Grazie Dolfi e grazie a tutti voi che ci guardate ed un grazie di cuore a tutti gli artisti che hanno aderito a questa festa virtuale. Il programma è veramente importante, ma la cosa più bella è la partecipazione spontanea di tutti gli amici artisti per realizzare la serata come se fossimo insieme a teatro. E infatti, cara Paola, dobbiamo proprio immaginare di essere insieme a teatro ad assistere alla Jam Session e quindi, mi raccomando, tenete in fresco una bottiglia, così alla fine dello spettacolo facciamo un bel brindisi, così come abbiamo fatto sempre tutti gli anni. Bene. Le esigenze virtual ci impongono di essere veloci, per cui apriamo subito il concerto con l'omaggio che, come tutti gli anni, il gruppo di Walser im Land ci regala e che testimonia la vicinanza delle nostre tradizioni alagnesi a questa manifestazione. Siccome il gruppo non ha potuto riunirsi, ci ha fatto cosa gradita inviandoci il Di Landra, suonato e cantato dalla loro maestra Valentina, con cui iniziamo. Immagini del gruppo all'opera, come vedrete, torneranno più avanti. Subito a seguire, un gruppo di giovanissimi alagnesi, magistralmente dirette dal maestro Dolfi, ci offriranno un canto tradizionale. Buona visione! Thank you.
secondo artista che vi presentiamo è un amico di vecchia data che ha vissuto e lavorato molto tempo ad Alagna, ma del quale non tutti conoscevano le sorprendenti abilità artistiche. Lui, fra l'altro, è stato l'autore dell'immagine del nostro Walzer Treffen nel 2007. Quando ha saputo di questo progetto virtuale, ha immediatamente voluto partecipare e, come potrete presto giudicare, lo ha fatto in modo davvero sorprendente. Signore e signori, per la prima volta con noi su questo palco, Giorgio Fiorentini. E per la braccia che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che non ha più il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come non coincide, per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità che senza sé un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come farfalle che non puoi togliergli le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo snudo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere il tuono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami sempre amore, questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il buono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. La collaborazione col Liceo Musicale Felice Casorati di Novara. La collaborazione col Liceo Musicale Felice Casorati di Novara, coordinata e curata dal maestro Fabio Bellofiore,
fa sì che tutti gli anni il liceo faccia esibire alla jam session dei propri allievi in corso. Anche quest'anno il liceo, che ringrazio nella persona del dirigente architetto Palvetti, partecipa a questa serata con un brano suonato a distanza da alcuni allievi del liceo e sapientemente assemblato dal loro direttore, maestro Fabio Bellofiore. Il brano originale che ci presentano è Funky Virus. E lo eseguono Federica Zanardo, Tiberio De Felici, Gennaro Garofalo, Cristian Brogliato e Francesco Fabiani. Ehi, ok. Tipo che scrivo rap non per te, fra questa quarantena che mi uccide e poi mi scazza. Mi sa che quasi quasi butto giù la panza, ma poi sogno me che esci in abbondanza. E mi dispiace ma non sono proprio di quel tipo, per quelli come voi provo pena, manco schifo. Questa gente che poi viene tutta a farci il tifo, in confronto a voi stamo tipo il triplo. Che poi svolto con i bitcoin, uccido questi lì poi. Tipo che vuoi, ma che vuoi? Tipo sti domiciliari, no non fanno per noi. Masse strumentali, no non fanno per voi. No, 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 peccato non saperle fare. Lo è molto di più, tipo che ci ho sentato. Sto troppo male per lo schifo che mi fate. Lascia stare, tipo il rap non è cosa tua, mio frate. Stai cercando lo scheccato, ma la L che ti segna segna solo l'ose. Per favore non venire a fare lode, che stai troppo sotto con le bibite rose. Sto facendo kill sopra Kill Bill, but I can't see in this fucking shit. Listen me, I don't go too quick, cause I smoke a blunt and I'm relaxing. Check, 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 tipo on the beat, on the beat. Tipo che scrivo rap, non per te, fra questa quarantena che mi uccide e poi mi scazza. Mi sa che quasi quasi butto giù la panza, ma poi sogno me che esci in abbondanza. E mi dispiace ma non sono proprio di quel tipo, per quelli come voi provo pena, manco schifo. Questa gente che poi viene tutta a farci il tipo, in confronto a voi stiamo tipo il triplo. Che poi svolto con i bitcoin, uccido questi lì poi. Tipo che vuoi, ma che vuoi? Tipo sti domiciliari, no non fanno per noi. Masse strumentali, no non fanno per voi. E qui, cari amici, si fa sul serio. Stiamo per presentarvi qualcosa di veramente eccezionale e devo dire che mai come quest'anno la serata ha potuto vantare la partecipazione di professionisti di altissimo livello. Sappiamo che lui conosceva bene Gianfranco, che è un amico di Alagna, dove d'estate organizza in teatro una bellissima e prestigiosa rassegna musicale. Il fatto che abbia voluto stare qui con noi e regalarci una sua esibizione ci onora, ci dà grande lustro ed un grande piacere. Eseguirà al pianoforte Romeo e Giulietta di Nino Rota. Con grande emozione vi presento il maestro Simone Pedroni. Thank you.
Ed ora è il momento di un raffinato artista che ci ha esaltato lo scorso anno con la sua magistrale performance di It's 5 O'Clock, delizzando poi la platea con un siparietto decisamente comico tra lui e il regista, dove i due, entrambi avvocati, si sono presi in giro simulando minacce di reciprocazione illegale. It's 5 o'clock, I'm on the run, moving up the street, don't feel my hands, love is still, no one speaks to me. No. Non può essere così. Accompagnato dalla sua chitarra, gustiamoci il bravissimo Lucas Clarandi. Agnese e Roberto Berzero per tanti anni hanno frequentato Alagna ed hanno partecipato alla serata in coppia, lei al clarinetto e lui al pianoforte. Erano diventati famosi ad Alagna. Anche loro hanno voluto essere con noi quest'anno e ci hanno inviato uno splendido contributo, un video di una esibizione veramente colossale che unisce l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Alessandria al coro delle voci bianche e miste del Conservatorio di Alessandria e al coro Gaia Musica di Valenza. Sotto la direzione del maestro Roberto Berzero ascoltiamo Star Carol di John Rutter.
possono partecipare tutti quelli che hanno la voglia di contribuire a creare una serata per ricordare il nostro amico Gianfranco. E a tutti, dai professionisti fama mondiale ai giovani dilettanti in erba, sono tutti allo stesso modo. A proposito di giovani artisti in erba, sentite cosa ci hanno preparato in attesa di diventare naturalmente professionisti di fama mondiale i nostri giovani alanesi, Lorenzo Pozzi e Mirko Giordano. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai il contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Dai avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da fare. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni
di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Dai, avanti, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare. Andrà tutto bene! È una giovane, bella e brava cantante ed autrice valsesiana ed è il secondo anno che partecipa con noi alla serata. Ci offre questa sera un brano inedito in lingua francese particolarmente intenso, scritto da lei col pianista valsesiano Davide Calvi ed interpretato in modo davvero coinvolgente e raffinato. Il titolo è La Poète di Viola Barinotti e Davide Calvi e la canta per noi Viola Barinotti. Raffaella Pavin sono due studenti del quinto anno della sezione musicale del liceo Felice Casorati, allievi rispettivamente delle professoresse Anna Saracco ed Elisa Petrarulo. Sono entrambi ottimi pianisti e hanno voluto anch'essi stare qui con noi e regalarci il loro contributo musicale. Grazie quindi a loro e alle loro insegnanti. Li ascoltiamo di seguito con due brani. Matteo eseguirà lo studio numero 12, opera 25 di Chopin. Raffaella, l'Étude Tableau, opera 33, numero 8 di Rachmaninoff. Mm-hmm.
è da sempre anima di questo spettacolo. È cantante, chitarrista, grande conoscitore ed interprete della canzone milanese, tanto cara al nostro Gianfranco. Dopo essersi esibito nelle passate edizioni interpretando brani del proprio repertorio, ha deciso quest'anno di eseguire qualcosa di diverso, un incoraggiamento ad aggrapparsi sempre all'importanza della vita, anche nelle difficoltà. Ed ecco a voi Edoardo Frittoli. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perder tempo, vivere e sorridere, vivere. Passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perder tempo, vivere e sorridere dei guai così come non hai fatto mai e pensare che domani sarà sempre. Voglio stare spento. Session è contagiosa e fa sì che grandi artisti, con la A maiuscola, come abbiamo già visto prima col maestro Pedroni, si mettano spontaneamente a disposizione per arricchire la bellezza dello spirito di tutto questo. Giuseppe Cacciola è maestro percussionista dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e ci ha inviato un video eseguito da lui stesso con il quartetto Crescendo, formato anche da Michele Fagnano, Virgilio Monti ed Umberto Summa. Questo straordinario quartetto, in cui interagiscono il vibrafono, la marimba, la chitarra e il contrabbasso, esegue per noi Ave Maria di Astor Piazzolla.
Le abbiamo apprezzate lo scorso anno in un bellissimo duetto canoro. Chiara e Sofia si dilettano a cantare e suonare insieme e sono talmente brave che, non a caso, Chiara ormai da un paio d'anni ha avuto addirittura l'onore di suonare con gruppi del calibro dei Serenella. Quest'anno hanno proposto il proprio brano sdoppiando i ruoli. Sofia bravissima alla chitarra e Chiara alla voce. Con The House of the Rising Sun, Chiara Leonoris e Sofia Antoninetti. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailor, sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Is when he's on the drunk. Felice Casorati di Novara, che tramite l'associazione Amici del Liceo supporta questa manifestazione, ha sfornato negli anni diversi giovani talenti ed il prossimo artista che vi presentiamo ne è l'esempio. Victor Mombello è un giovane musicista ed autore che ci eseguirà un brano di sua composizione. Lo ringraziamo di cuore per aver voluto essere con noi. Esegue Il canto della musa di Victor Mombello. Lui è Victor Mombello. Thank you.
palco della Jam Session? No. Il palco della Jam Session, per gli esordienti, scotta peggio di quello dell'Ariston, ma il prossimo artista che vi presentiamo è abituato a frenetiche serate canore all'Unione Lanese e non si fa intimorire. Antonino La Russa, sapientemente accompagnato dalla chitarra, eseguirà un brano di Francesco Guccini, un autore tanto caro a Gianfranco. Raccomando di stare attenti al finale, in cui Nino ci farà una sorpresa che interpreta davvero lo spirito di tutti noi. Ed ecco a voi Antonino La Russa. E un altro giorno è andato, la sua musica ha finito, quanto tempo ormai è passato e passerà. Orchestra di motori ne accompagnano i sospiri, logico è andato ieri, se ne andrà. Se guardi nelle tasche della sera, ritrovi le ore che conosci già, ma il viso dei minuti cambia impianto ormai, e il tempo andato non ritroverai. Giornate senza senso come un mare senza vento, all'inverno son bagnate, fugge un cane come la tua giovinezza, negli angoli di casa cerchi il mondo, nei libri, nei poeti cerchi te, ma il tuo poeta muore, l'alba non vedrà, e dove corra il tempo chi lo sa, nel sole dei cortili tuoi fantasmi giovanili corrono dietro nelle sedie del campana, si è ossidata la fontana, perché adesso ridi al gioco degli amanti, sei pronto per gettarti sulle strade, inutile bagaglio dentro in te, ma temi l'acqua, il sole prima o poi verrà, e il tempo andato non ritornerà. Professionisti acuti tra i sorrisi di saluti, ironizzano i tuoi dubbi sulla vita, nei navi dei tuoi amori sognano i dei dottori che rinfacciano una crisi non chiarita, la sfera di cristallo si è offuscata e l'aquilone tuo non vola più, nemmeno un dubbio resta nei pensieri tuoi, il tempo passa, fermalo se vuoi. Sfogliato, il sorriso negli specchi è già finito, nei vicoli sui muri quel buffone che tu eri è rimasto solo a piangere divertito, e insieme al vento afferri la fortuna, al rosso saggio chiedi poi perché, vorresti alzarti in cielo là e chi sei tu, ma il tempo andato non ritorna più. Quanto tempo ormai passato e passerà, tu canti nella strada frasi a cui nessuno bada, e domani come tutto se ne andrà, e guardi nelle tasche trovi il vuoto, se guardi nelle tasche troverai gli spiccioli che ieri non avevi, ma il tempo andato non ritornerà. Solo un anno e la Jam Session tornerà. Neanche il coronavirus, questo Covid-19, può fermarci, già incominciano le prove. Perché la nostra unione ha ancora un senso, e questo solo conosci tu. Noi che suoniamo qui per ricordare te, e tu che ci ricordi da lassù.
Davide Cocito ha coinvolto tre amici del Conservatorio di Novara per eseguire un quintetto suonando ognuno da casa sua. È un quintetto perché Davide esegue due parti. Ogni musicista ha registrato la traccia del proprio strumento e le varie tracce sono state poi assemblate fino a formare un tutt'uno, come se suonassero in contemporanea. Il quintetto virtuale si presenta con una fantasia trascritta da Davide ed ha come protagonisti, oltre a Davide, Alessio Lisato alla viola, Giorgio Magistroni al contrabbasso ed Erika Patrucco alla tromba. Stanno chiedendo tutti con tanta ansia, ma quel gruppo incredibile che c'era gli altri anni, quelli che erano chiaramente più bravi di tutti, quelli con quel tipo che suonava i cucchiai e quell'eclettico contrabbassista capace di strappare suonando solo il do sonorità celestiali, quest'anno non c'è? Ma sì che ci sono, figuriamoci se potevano mancare. Signore e signori, nella loro celeberrima boh, accompagnati dalle danze del gruppo folcloristico, i mitici Serenella. Thank you.
Bene, caro Dolfi, innanzitutto complimenti per la performance di prima. E poi diciamo a tutti di andare subito a preparare i bicchieri e a cominciare a stappare per il brindisi finale. Sono stata contenta di averti potuto affiancare anche quest'anno nella presentazione di questa bella festa. E nonostante non potessimo interagire sul palco, direi che non ce la siamo cavata poi così tanto male. Lascio a te i saluti e i ringraziamenti. E do appuntamento a tutti alla prossima dal vivo. A parte il presentatore, ma vi assicuro non è facile parlare a questo coso mantenendo un minimo di naturalezza, credo sia stato un bellissimo concerto ed un esperimento virtuale ben riuscito. Quel che è certo è che, coronavirus o no, anche quest'anno siamo riusciti a ritrovarci e a portare avanti con la solita affettuosa partecipazione questa bella tradizione di ricordo e di condivisione. Sono certo che i nostri antenati fondatori dell'Unione magari si saranno un po' stupiti da queste forme tecnologiche. Ci siamo stupiti anche noi, ma anche stavolta saranno orgogliosi di come anche virtualmente abbiamo onorato il loro teatro. Ringrazio tutti voi che avete assistito, tutti gli artisti che si sono esibiti, la mia bella e brava co-presentatrice. E se siete pronti, andiamo tutti alla buvette, alziamo i bicchieri e 5, 4, 3, 2, 1, via! Cin cin, ci vediamo l'anno prossimo, sicuramente in teatro. Come la volpe quando viene l'inverno.